Enigmista! Sveglia! Sveglia, enigmista! È finita la partita, sveglia! È finita! È finita! 2-0! 2-0! Per l'Inter! 2-0! Certo, è una cosa normalissima, addormentarsi! Addormentarsi con lo schifo! Certo che è normalissimo addormentarsi! Vomitevole! 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 Vomitevoli! Permettetemi la più grande umiliazione subita e risultato bugiardo! Risultato bugiardo! Perché doveva essere almeno 4-0 per l'Inter! Vergogna! Vergogna! Lo schifo! Più schifo a cui ho assistito negli ultimi 10 anni! Ne ho viste di partite brutte, ma niente a che vedere con questa partita! Dove tiriamo in porta all'87esimo! Avete disonorato questa maglia, l'avete disonorata! Voi giocatori! E tu allenatore da 4 lire di quelle vecchie! Vergogna! Vergogna! Un minimo di gioco e un minimo di grinta non hai dato a questa squadra! Vergognati! Vergognati! Anche un bambino aveva predetto, qualsiasi bambino al mondo aveva predetto quello che sarebbe successo, dove tu hai schierato, in quella zona del campo, dove tu hai schierato Frabotta. Tutti l'avevano capito. Non è solo quello il problema, intendiamoci, perché uno straccio di gioco non c'è, in mezzo al campo da vomito, da sonnolenza, infatti mi sono addormentato. Ma questa è una grossa pecca di un allenatore che non è buono neanche per la Serie C. Basta! Tutti avevano predetto quello che sarebbe successo. Conte non è un idiota, è un bastardo traditore, ma non è un idiota e ti ha dato una lezione. Hanno attaccato praticamente solo lì, da quella parte del campo. Tra Hakimi e Barella sempre, le 4-5 palle gol il primo tempo, tutte venute, gol compreso, da quella fascia. La diagonale sbagliata da Frabotta sul gol di Barella, con lancio praticamente da porta a porta, sul lancio di Bastoni, non si vede in seconda categoria. Pensate all'inadeguatezza di questo giocatore. Pirlo diceva: ho trovato le contromosse questa settimana. Ieri diceva che ha trovato le contromosse per fermare Hakimi. Ho le mie contromosse. Ma cosa? Stare sempre così? Tutta la partita, un minimo di carica, sbatti qualcosa a terra, grida! Veloce, 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 bravi. Mani in tasca, veloce, veloce, palla. Veloce, veloce, bravo, bravo, veloce. Non questo, tutta la partita, come ci possiamo aspettare un minimo di gioco? Maledizione! Una vergogna! Una vergogna! E ve ne dico un'altra, se non c'era Giorgione Chiellini che recuperava per questa partita, ne prendevamo 5 veramente, perché ha salvato 3, 4, 5 volte la porta con la sua esperienza, col falletto, col sapersi posizionare, ha tenuto testa comunque a Lukaku. Poi anche lui alla fine si è reso sbracciando su quella diagonale dell'inutile Frabotta, che avrebbe tenuto in campo Pirlo. Sì, signori, Pirlo lo avrebbe tenuto in campo. Lo ha tolto perché si è fatto male, ma Bernardeschi è entrato senza neanche riscaldarsi, perché non era previsto che l'entrata di Bernardeschi non era prevista. Stava facendo entrare gli altri due, Bernardeschi no. Perciò avrebbe tenuto ancora Frabotta lì. Pensate all'inadeguatezza di questo dilettante che non capisce, non legge le partite. Passivo, ecco il termine, passivo. Assista a questo scempio passivo. Se non si faceva male Frabotta, avrebbero continuato ancora con lui in campo. Sì, non nessuna contromossa, un cambio di fascia di qualcuno, Danilo dall'altro lato, Demiral. No, era passivo ad assistere alla merda a cui ho assistito io e alla quale avete assistito tutti voi. Una merda, umiliato da loro. Umiliato da Dio, ragazzi, e addio sogni di gloria, Ma non per i 7 punti di svantaggio dal Milan, non so manco quanti ne abbiamo ancora di più. Ma è finita! Una squadra che è ignobile! Ignobile!
L'Inter, fateci caso, l'Inter ha preso due gol da tutti quest'anno, pure dalle ultime, due gol sistematicamente a partita. Abbiamo fatto il primo tiro all'87esimo con un Inter che ha preso gol da tutti quest'anno. Pensate all'inadeguatezza e lo schifo di squadra costruita da quella merdaccia umana di Paratici, che ha smembrato piano piano negli anni in centrocampo, tanto da regalarci ora Bentancur e Rabiot. Che meraviglia, Rabiot! Che cazzo ci vedono in questo rabbio? Voglio dire che cazzo ci vedono? Dio santo! Sarri, Pirlo, che cazzo ci vedete in questo rabbio? Si scopa le vostre mogli? Spiegatemi! Che cazzo ci vedete in un cesso così? In un cesso ambulante? Che schifo! 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 La colpa è soprattutto della società. Ma questo non toglie le responsabilità di un allenatore che, ripeto, dal punto di vista tecnico non ci sa, non ci capisce un cazzo, non legge la partita, ma anche dal punto di vista motivazionale, l'avete visto, è talmente privo di coglioni, è talmente privo di testicoli che non si dimetterà neanche. Sì, perché uno con i coglioni si sarebbe dimesso dopo questo scempio, ma lui è talmente insipido, talmente inutile, l'inutilità fatta uomo che non si dimetterà mai, ragazzi. Che schifo, sono veramente, c'è modo e modo di perdere, c'è modo e modo, ma senza sputare sangue, senza onorare la maglia, è veramente sconfortante, ragazzi. Io raramente ho visto una sconfitta così, c'era quel senso che quel gol non sarebbe arrivato mai, neanche giocando 7-8 ore di fila. È una cosa veramente sconfortante. L'imbarcata è prossima, perché così anche in Supercoppa ne prendiamo 3-4. Scordatevi anche la Supercoppa con Napoli. Ma ragazzi, mi urta veramente perdere con loro e perdere così male. Ma il campo ha detto questo. Ci hanno letteralmente cagato in faccia e noi passivi. Lo abbiamo accettato, lo abbiamo accettato. Complimenti, complimenti, complimenti Paratici, complimenti Pirlo, complimenti, complimenti a tutti, complimenti. Sapete cosa vi dico? Vergognatevi. Io non mi vergogno di dare l'anima tifando questa squadra. Voi vi dovete vergognare, voi vi dovete vergognare. Sputatevi in faccia da soli, bastardi, fino alla fine.